Sicilia, perché non ce ne sono tanti sul Gargano, soprattutto a Rodi Garganico, e ce ne dovrebbero essere molti di più, perché la poesia è importantissima. Prima di entrare nel numero di questa serata, vi vorrei presentare i nostri ospiti, anche perché è necessario che il saluto al posto del sindaco lo faccia il nostro assessore. Siamo qua con la professoressa Claudia Zilletti, io sono molto emozionata, stasera si vede, perché non amo queste cose istituzionali, quindi mi mettono un po' d'ansia. Claudia Zilletti, che è professoressa di lingue all'ITES Angelo Falcancreta di San Severo, dottore di ricerca in anglistica, professore a contratto di lingue di inglese, ha fatto un sacco di cose presso l'Università del Sannio, è curatrice della materia di lingua e letteratura inglese presso l'Orientale. Stasera lei, la curatrice dell'opera del poeta vietnamita Chitrung, Nguyen Chitrung, ci presenterà quest'opera insieme con queste splendide ragazze, Alessandra Santovito di Vasco, artista che sa destreggiarsi tra il classico, il centro, la musica di Bebar, Volpe, e la nostra attrice che ci delizierà con le rime diverse di Trunk, la giovanissima Alessandra. No, Ludovica Donanno. Donanno di San Nicandro, che hai preso parte anche a uno spettacolo importante, vero? Il sindaco. Sì, si deve stagione con Ettore Bassi. Brava. E poi abbiamo la nostra Teresa Rossi, che è un'istituzione qui a Rodi Garganico. Un applauso. Affrontato tante di quelle battaglie per i monumenti, per salvare i monumenti di questa zona. Ricordiamo Calena, ha sensibilizzato l'opinione pubblica, le torri di Varano, e peraltro è presidente del Centro Studi Martella e ha fatto un reduce attualmente del studio su Mauro del Giudice l'11 insieme con dottor Bonomo e Elena Matteotti, presenteremo un libro su Matteotti per ricordare il 100° anniversario della morte del deputato socialista unitario, ucciso barbaramente da una squadra fascista. Quindi ecco, Rodi, lo dico, è una città che è diventata luogo matteottiano perché appunto ha dato i natali al giudice istruttore del processo Matteotti, Mauro del Giudice, che ha tentato fino alla fine di inquisire gli assassini e di farli condannare. Ci è riuscito solo nel 1947 con la sua testimonianza, che poi appunto racconteremo l'11. E poi non possiamo dimenticare l'editore. Importante, perché senza di ritorno non esce un libro. Quindi Marco Soffarelli, nato a Chieti, che ha diretto la casa editrice di Marino Soffanelli, che è ereditato, può aggiungere lei questo, ed è il direttore editoriale della casa editrice Tavola Fabio. Ho detto bene? Sì. Vuole aggiungere qualcosa in merito a... Se non i ringraziamenti a Mario per l'invito, all'amministrazione che ha permesso questa iniziativa. È la prima volta che vengo a Rodi e quindi ho avuto l'occasione di apprezzare questa bellissima cittadina e soprattutto poi la spiaggia, la visione sul mare, quindi è stata un'occasione molto felice e spero di tornare anche con altre pubblicazioni che Claudia vorrà proporvi. Io vi ringrazio per essere venuti qui, anche perché per me è importante, perché diciamo che io sono una scrivente, non mi definisco poeta perché non voglio le definizioni. Questo mi accomuna all'autore vietnamita, il più grande vietnamita vivente, che ha collaborato con la professoressa Zilletti.
diciamo, il mio approccio con la poesia è proprio partendo dal cosa serve la poesia, perché molti di voi diranno ma la poesia non serve a niente. No, non è vero, perché la poesia serve a far incontrare le persone. La poesia è empatia. Io con la poesia ho conosciuto Claudio, ho conosciuto Teresa. Sono persone meravigliose. Ho conosciuto anche, con, diciamo, le frequentazioni più importanti della mia vita sono nate con la poesia. Perché la poesia è un ponte per l'infinito, come anche per Trunkelos, è percezione. Dovremmo educare i ragazzi alla percezione, quello che non si fa, anche se molto spesso viene confusa con lo sfogo. Può essere lo sfogo momentaneo, ma non è poesia, perché la poesia poi è una cosa seria, è anche studio della lingua, è spirito che passa attraverso non solo il cuore, le emozioni, ma i travagli interiori. A questo proposito vi ricordo una frase che ha detto Emily Dickinson e che la sono appuntata. Ancora in pezzi nessuno si avvicini senza l'alto privilegio di aver sofferto altrettanto. Quindi che cosa significa? Che la poesia raccoglie i cuori ammaccati e li consola. Diciamo, per quanto riguarda la poesia di Trunk, io dirò solo questo prima di incominciare. Diciamo, l'ho trovata molto intensa, è una poesia che mi ha colpito molto, però a primo impatto è stato come un pattern. Avete presente quelle immagini, quelle geometriche, che a primo sguardo non vedi la tridimensionalità, le devi. Qui c'è un pittore che mi può dare, io non sono della materia. Mentre osservando bene, vedendo lo sguardo, si nota tutta una tridimensionalità che va ben oltre. Tu dici, accidenti, cioè, qui c'è tanto. Una cultura che affonda le radici poi nel suo popolo, nel popolo dilaniato dalla guerra vietnamita. Lui, un privilegiato, anticipo questo, un privilegiato che va via dal Vietnam e giunge in Germania dove fa il dottorato in matematica. È stato, diciamo, un incontro quasi karmico, il fatto stesso di lui che parla sempre di karma, perché per me, che infatti su Facebook avete chi dice ma finalmente hai portato l'Oriente a te, perché io ho una passione viscerale per l'Oriente in questo periodo, ed è stato importante perché con lui io mi sono riempita di tante altre cose, quindi ti ringrazio per questa conoscenza. E vorrei chiedere a Teresa invece il suo approccio, visto che lei è una storica, questo autore così, che ha una scrittura potentissima, un mantra incandescente che percola, scusate ma io a volte vengo trascinata da quella che sono. Diciamo che come storica ho avuto un po' di, cioè quando Claudia mi ha proposto di partecipare a questa presentazione ho avuto qualche titubanza. Poi mi sono ricordata di una frase che Lucien Febvre dava come consiglio agli storici, agli aspiranti ricercatori. Che cosa diceva Febvre? Per fare storia, volgete risolutamente la schiena al passato e innanzitutto vivete, mescolatevi alla vita in tutta la sua varietà. Storici, siate geografi, siate anche giuristi e sociologi e psicologi, e aggiungo, siate poeti. Non accontentatevi di osservare ottusamente dalla riva quel che avviene sul mare in tempesta. È tutto? No, bisogna che la storia non vi appaia più come una necropoli addormentata dove soltanto le ombre passano, prive di ogni sostanza. Bisogna che penetriate nel vecchio palazzo silenzioso e spalancando le finestre, richiamando la luce e il rumore, risvegliate la gelida vita della
principessa addormentata. Da questo insegnamento abbiamo cercato proprio di far tesoro per questa interessante microstoria che viene fuori proprio dalla lettura del poema di Citrung, Polvere. Allora, dicevamo chi sì, Citrung, Polvere. Questo è un poema che richiama molto la storia, specialmente quando diciamo, il poeta evoca proprio questa polvere che si deposita sui libri delle biblioteche, praticamente rende anche le scritture inintellegibili, la calligrafia quasi scompare. E noi storici questo lo vediamo sui documenti d'archivio. Cioè, quando noi andiamo in archivio, talvolta apriamo dei fascicoli intonsi che non sono stati mai aperti, pieni di polvere. Cioè, noi ogni volta, cioè, chi soffre di allergia deve fare proprio la lotta per diciamo, sfogliare questi documenti che molto spesso non sono affatto inventariati. E quindi bisogna vedere che cosa c'è in quel fascicolo e magari trovi il documento che non cercavi, ma che ti può servire per una ricerca successiva. E niente, quindi praticamente che cosa evoca questa polvere? Praticamente la cenere che resta della pila del vulcano, delle città scomparse come Ercolano, Pompei, oppure praticamente la cenere che richiama la soluzione finale, cioè l'Olocausto. Quindi vengono fuori tante suggestioni leggendo diciamo, questo poeta. E che cosa possiamo, un'altra cosa che mi ha colpito, perché insomma io poi sono andata un po' alla ricerca, ho visto che questo poeta tradotto in vietnamita, Leopardi, Petrarca, Baudelaire, Rimbaud, e credo che abbia Dickinson, credo che abbia ben presente qual era la poetica di questi autori, tra cui anche Verlaine, che in arte poetica fa proprio un decalogo di quello che i poeti devono fare per essere poeti, per non essere letterati, semplici letterati. E la prima cosa che mette in campo Verlaine è la musicalità del verso. E qui praticamente, io lo ricordo, no? E cosa diceva Verlaine? La musica prima di ogni altra cosa, e perciò preferisci il verso impari più vago e più solubile nell'aria, senza nulla che in esso pesi o posi. È anche necessario che scelga le parole non definendole proprio realisticamente, ma devono evocare quindi le suggestioni. Il grigio, e qui richiama la polvere, no? Il grigio che praticamente è un colore che è più indicato rispetto ai colori forti di un meriggio d'estate, oppure ecco, e bisogna rifuggire che cosa? L'ironia, il sarcasmo, l'eloquenza. Quindi praticamente quindi richiama una poesia che dia sempre questa musicalità e che porti l'anima verso altri cieli, verso altri amori. È importante questo. Perché il resto, tutto il resto è letteratura. E qui mi viene in mente, cioè leggendo il libro come storico, cioè, è chiaro che mi soffermo un po' sul documento che c'è nel libro alla fine, questa intervista che Claudia ha fatto a Frunk, in cui che cosa dice il poeta? Dà un po' la colpa a Paolo che ha diffuso il verso libero e praticamente tutti si improvvisano poeti e hanno tolto la musicalità. E qui viene in mente un'altra immagine, cioè praticamente com'è nato l'amore per la poesia di questo autore, leggendo nelle giornate di piogge monsoniche per superare la sua noia esistenziale, leggendo libri di poesia presi in prestito a una biblioteca a pagamento. Ma la cosa che più mi ha colpito è questa immagine, quando ricorda come insieme a un amico passava questi pomeriggi di
pausa della scuola in una stanza chiusa e questo amico gli leggeva i poemi cantandoli, un po' come facevano gli antichi aeti omerici, e quindi un po' richiama tutta questa musicalità qui. Due parole, giusto, e chiudo. Ricorda questo amico e dice: il compagno aveva una voce molto bella, intonava un poema della poesia vietnamita classica più moderna. I poemi non vengono letti tradizionalmente in modo normale in Vietnam, ma cantati con una specie di lettura melodica dal lento fluire. Attraverso questo tipo di musica, attraverso la sua voce, percepì una strana empatia penetrare nella mia anima e nel mio corpo profondamente. Non sapevo cosa stesse succedendo, sentii solo uno shock che si mescolò con il senso di bellezza provato. Quindi questa musicalità mi sarebbe molto bello risentire proprio in vietnamita questo poema, perché tu scritto prima in vietnamita, cantato. Quindi per rievocare proprio questa atmosfera molto particolare del poema classico che chiaramente viene rievocato dal poeta nella sua lingua. Sì, perché comunque la grandezza di questo autore non sta solo nel fatto che lui ha fatto un grande lavoro spirituale interiore, ma anche un grande lavoro linguistico, perché comunque ha lavorato, si nota sulla lingua. Non è uno che si è improvvisato, e purtroppo questa è l'epoca della poesia che è in crisi. In tutti nascono mille poeti e ce ne sono pochi di veri poeti. E bisogna iniziare a diventare un po' piccoli, a non definirsi poeti, ma scriventi, perché i grandi poeti, la grande letteratura, io credo, come ho detto a Teresa, che sia in quelle regioni del mondo che sono sconvolte da movimenti sociali, non ci si limita al turbamento interiore, ma si vive intorno a qualcosa di più grande, perché il ruolo del poeta alla fine è quello di muovere le masse. Se il poeta inizia a declamare basta e il sentimento, è finito. Qualcosa il grande poeta lo deve fare. Non voglio ricordare tra un po' Arminio che in questa sede, però qualche cosina fa per le zone interne. Mi ha colpito molto giusto la domanda che hai fatto. Allora, cosa le manda di più del Vietnam? E Trung ha risposto: una cosa che mi manca è il Vietnam, sì, svanito senza lasciare una traccia. Quindi tutto il suo mondo è quello dell'infanzia che lui ha lasciato tanti anni fa. Un pochino il sentimento che troviamo noi quando ci allontaniamo dal nostro paese di origine, certo. Pur volendo, pur tornandoci, pur sentendo la stessa lingua, le stesse sensazioni, cioè non ci troviamo più. Certo. È un mondo diverso. E quindi mi mancava proprio il Vietnam. Claudia adesso ci spiegherà questo suo sentimento. Il sentimento, innanzitutto siamo curiosi di sapere come hai conosciuto Trung. Io lo chiamo Trung, sì. E poi mi sono chiesta, questo l'ho chiesto io personalmente perché è stata la prima domanda che ti ho fatto. Come hai gestito il dualismo, io lo chiamo dualismo, cioè questa tensione che c'è nella poesia trunchiana, perché per una traduttrice, credetemi, è difficilissimo, perché tu devi avere a che fare con un autore che ha una sua poesia, poi devi tradurre la lingua e l'empatia, lei deve avere per forza empatia, perché se non entra nelle parole dell'autore non va da nessuna parte. Quindi c'è un lavoro anche di riscrittura, giusto? Quindi io questa cosa sarebbe interessante, ma penso che anche i nostri... Io credo anche di ispirazione, il traduttore deve essere ispirato, in sintonia, molto in sintonia, perché deve leggere il messaggio che c'è
che va al di là della parola stessa, quindi è per questo il traduttore, diciamo, poetico è un mestiere molto difficile e serve anche un animo di una grande sensibilità, credo. Non basta il mestiere. Vi ringrazio veramente tanto di essere qui e di tutto, veramente. Allora, io ho conosciuto Tung in realtà San Nicandro Garganico, voi forse non ci crederete, appunto quando prima Teresa mi parlava del Vietnam. Il Vietnam in realtà è un luogo, è lo spazio dell'intimità, è lo spazio del tempo, diciamo, universale, perché è un non luogo, è come dire andare in America, no? Tutti dicono, ma sei mai stato in America? Molta gente che ci va dice, io in realtà mi sembra di esserci già stato, perché tutta la nostra vita è in realtà intrisa, vediamo i telefilm, ci sembra quasi un film già vissuto. E Trung è stato invitato a San Nicandro Garganico da una sua traduttrice, la Filomena Ciavarella, che era una mia, che è tuttora una mia grande amica, e lei mi invitò a svolgere, diciamo, il ruolo di interprete nel corso di questa sua, di questo suo incontro, poiché aveva delle difficoltà, insomma, a reperire un interprete che fosse, diciamo, disposto a comunque cimentarsi, perché come diceva appunto la professoressa, sia la traduzione poetica ma anche l'atto proprio dell'interpretariato è qualcosa di piuttosto vasto, dedicato, soprattutto con un poeta metafisico come Tung, perché Tung è molto metafisico. E quindi io vorrei correre quasi un azzardo, no? Non a caso ho parlato di ponte con l'infinito. Sì, perché c'è quasi un ponte tra, mi azzardo diciamo a tracciarlo, tra Gargano e Vietnam, proprio in questo essere, in questa asprezza, in questo essere un luogo particolarmente brullo. Trung ebbe una vita molto difficile e anche avventurosa, eh? Io nell'intervista non sono riuscita a porgli una domanda proprio sulla guerra del Vietnam, non ce l'ho fatta, è stato qualcosa di antigiornalistico, però più forte di me, perché lui vedeva decimarsi la classe proprio nel corso della guerra. E la madre bellissima era una delle promesse papabili spose del re del Vietnam, quindi immaginiamoci a quei tempi. E era considerato uno degli eventi proprio a livello proprio di tutto il Vietnam. Per questo gli furono offerte due borse di studio, una appunto in America e una in Germania. Quindi ovviamente lui scelse la Germania, diciamo è facile intuire anche il perché. Ma anche perché in Germania, studiando il dottorato, era uno dei pochi posti dove gli era stata data la possibilità di studiare la filosofia idealista. E diciamo quello con l'idealismo, un incontro fondamentale per Tung, e soprattutto con l'idea del nulla, e ecco la polvere. La polvere che cos'è? Il nulla, la ricerca proprio del nulla cosmico, quello di cui parla anche Leopardi, e lui è un grande estimatore di Leopardi. E questa è una grande diversità con l'Occidente, molto diversa diciamo la concezione, perché la sua poesia mira a fungere da ponte tra Oriente e Occidente. Infatti scriverà Venti lo scrive scendendo proprio dall'aereo nella Baden-Württemberg, no, in Germania dove lui vive, e quindi fa il contrasto tra i venti geli della Germania e i monsoni del Vietnam, quindi diciamo sono due visioni della vita completamente ossimoriche, cioè antitetiche, tutto è diverso, anche l'idea appunto di fine. Noi, un po' quelli occidentali, viviamo nel lusso, quindi la parola fine ci spaventa, giammai, insomma, perché viviamo bene, però ci sono dei popoli per i quali addirittura può essere una liberazione, quindi e tutto dipende, ecco, dal punto di vista. E quello che dicevi tu, Rosanna, quando parlavi di frattali, di schemi, è vero al 100%, perché lui si diverte anche a creare delle matrici matematiche, perché la matematica è filosofia pura, cambiando, diciamo così, delle parole, ricrea proprio la poesia. E poi lui non vuole essere incappiato, questa cosa mi ha appassionato, cioè sto fatto di non essere definito forte, esistenzialista, no? Nel momento in cui lo definiscono. Lui è molto forte di carattere, infatti ha il suo bel caratterino, diciamo così, ha litigato anche con qualche traduttore. Io ne ho parlato con Giancane, il professor Giancane, che lo conosce da 20 anni, e mi dice che
Volevete vivere in Puglia? In Puglia, in Valle d'Itria, sì sì, perché è innamorato della Puglia, sì. Proprio gli piace tantissimo e è vero. Quindi grazie a Filomenzo ho conosciuto proprio di persona Tung e poi mentre parlavamo mi ha chiesto di collaborare. E quindi così è nata questa collaborazione e abbiamo cominciato con un raffinamento prosodico, perché quando citavi anche Verlaine, Baudelaire, lui è proprio il prototipo del poeta per eccellenza. Hai dei versi da farci sentire con la ragazza. Certo, sì, infatti adesso passeremo proprio al reading poetico, perché diciamo è una visione del mondo molto complessa sulla quale potremmo parlare tantissimo tempo. Il lavoro lei leggerà anche in inglese, perché il lavoro che è stato effettuato è di traduzione, cioè di tramita dall'inglese, dall'inglese all'italiano. Ecco, ci volevo dire che lui fu un grande amico di Yves Bonfoy, che possiede il più grande fondo in Europa, di Donald Wall, che fu poeta laureato sotto Barack Obama, e dal vietnamita spesso tradotto la fidanzata appunto di Donald Wall, che è una poetessa a sua volta. Però appunto quando abbiamo cominciato a collaborare, perché il vietnamita si compone di 6 toni, quindi è molto musicale come lingua, e sono tutti monosillabi, non c'è l'idea di passato, presente e futuro, e lui usa un verso, 8 parole per verso, che rimano in modo alternato, quindi diciamo pur facendo un raffinamento prosodico, è vero di ispirazione, io l'ho definito anche un neoromantico, perché lui è molto... Baudelaireano, sì. Perché mi piace. Sì, un po' maledetto, chiamiamolo così. E poi vive di poesia per scelta. Lui negli anni 90 ha detto basta, smetto di fare l'ingegnere, vivrò solo ed esclusivamente di poesia. È stato considerato proprio il più grande poeta vivente a livello sì. nazionale per quanto riguarda anche Siena. Poi vero. Dovrebbe avere più riconoscimenti, però la grande poesia non viene molto apprezzata. È vero, lui vivendo in Germania poi c'è anche un po' il discorso razzismo, poi affronta anche il discorso del Nobel, del premio Nobel, ecco, il fatto che magari è stato dato a Derek Walcott, diciamo più sotto forma di esotismo, però cioè proprio in senso di poesia, quella P maiuscola, cioè vissuta come un'esperienza totalizzante al 100%, devo dire che lui è così, insomma. Poi ha avuto una compagna, ha avuto la poetessa Silke, tedesca, che l'ha amato proprio a 360 gradi. Io tante volte glielo ho detto, questa donna ti ha veramente amato, perché addirittura come poetessa si è messa da parte proprio per valorizzarlo al 100%. Quindi in realtà la sua vita stessa, diciamo che poesia sotto tutti i profili. Io vi volevo innanzitutto comunque ringraziare, volevo ringraziare anche l'assessore alla cultura e al comune di Lodi per aver accettato questo incontro di poesia. E l'assessore è rimasta molto colpita. Sì, infatti. Sì, sì. Adesso. Sì. Allora, innanzitutto volevo portare i saluti del sindaco Carmine Danelli, che stasera purtroppo non è potuto essere qui, e tutto il resto dell'amministrazione che mi onoro di rappresentare. E vi do caramente il benvenuto sia alla professoressa Claudia Zinetti, che è qui anche l'editore di questo testo, il dottor Solfanelli. Anche ho visto questa bellissima organizzazione che mi ha molto sorpreso, quindi io vi devo sinceramente complimentare. Ho voluto creare spazio per avvicinare il pubblico, perché nel momento in cui tu fai un incontro di poesia, le persone devono sentire che è poesia, giusto? Poi devo dire che la dottoressa Santoro è una garanzia. Quindi, per tutta questa organizzazione, la professoressa. Se non ci fosse Teresa che mi tiene legata la terra, se no io volo. Lei diciamo è molto più concreta di me. Siete complementari. Sì, diciamo così. Devo tanto. Complimenti anche veramente per tutto, per questo spazio che è soprattutto poesia.
una poesia poi accompagnata dalla musica, c'è anche un'attrice che ci ha detto sì. Voglio ringraziare particolarmente sia la dottoressa Santoro che professoressa, anche se sono Santoro che non amo i titoli, però in questa occasione, visto che c'è la vicepreside, sì, noi come amministrazione ci teniamo molto a questo tipo di momenti e questo tipo di rappresentazioni, e quindi siete davvero i benvenuti, come benvenuti anche a tutti gli ospiti presenti qui dal pubblico, quindi questo bel pubblico di questa sera. C'è anche una mia professoressa che è da molto tempo che non vedo, mi fa davvero piacere di rivedere questa sera qui, quindi quando l'ho vista entrare sono rimasta molto contenta davvero. Poi la cultura è molto importante, è stata la base del progresso di tutta l'evoluzione della vita, da quando è nata la vita sulla Terra fino ad oggi. C'è stato questo progresso che è stato soprattutto si è avuto grazie alla cultura e quindi ai progressi che man mano le popolazioni e le leggende hanno fatto nel corso del tempo. E quindi tutte queste espressioni non fanno altro che consolidare le nostre radici, le nostre esperienze, quello che abbiamo dentro e quello che porteremo nel nostro futuro. Io mi auguro che la poesia aiuti gli individui a mettersi di più nei panni degli altri, sì, a essere più vicini agli altri. Questa è un'epoca di cattività, di gente che sta contro gente. Cioè, cerchiamo di essere un po' più umani, più vicini. Lascio la parola a te. Grazie. Allora, io appunto, come avevo iniziato a dire, voglio innanzitutto ringraziare te, Rosanna, e anche Teresa, ecco, perché sono due persone veramente eccezionali che diciamo, si sono messe a disposizione e mi hanno molto incoraggiata a presentare questo lavoro. Un poema che io definisco notturno, innanzitutto perché è stato scritto proprio nottetempo, poi in un periodo in cui è caduta la notte, cioè durante il lockdown. E, è stato un periodo in cui, ecco, con un tonfo d'improvviso la nostra vita si è fermata e io mi sono letteralmente aggrappata a questa traduzione. Ho dedicato questo lavoro alla memoria di mio padre, al quale ero legatissima, e veramente sono molto emozionata questa sera di vedere questa, innanzitutto quest'opera presentata poi in un contesto così amicale, così professionale, così ecco, speciale. Devo quindi ringraziare ciascuno di voi uno ad uno, veramente lo faccio con il cuore, davvero. E questa sera appunto porremo l'enfasi sull'aspetto anglosassone, diciamo così, perché appunto tu non c'è, quindi ci soffermeremo molto, ecco, su questo aspetto. E ringrazio in particolare Alessandra Santovito del progetto Experos, che è venuta a trovarci, ecco, da Vasso. È una musicista che insegna canto lirico soprano alla Scuola Civica di Vasso e ci allieterà anche, è cantautrice, quindi ci allieterà anche con qualche melodia di sottofondo, quindi alla poesia stessa, perché la poesia è melos, la poesia è sonorità, è canto, è il suono che si incontra con il significato, a volte prevale anche sul significato, quindi la diversità, diciamo, delle varie lingue straniere, la ricreazione vera e propria del testo, perché come diceva Oscar Wilde, non esiste l'opera senza il critico letterario e non può non esserci un po' di artista nel critico letterario o nel traduttore, oserei dire. La traduzione, per rendere una traduzione bella, sono tanti gli aspetti, ecco, che si devono considerare. Quindi quest'opera abbraccia numerose tematiche, ecco, sono tutte legate all'idea di Dust, quindi la vita, l'idea di fine, l'amore e quindi, come abbiamo detto, anche la poesia. Quindi diamo inizio a questo reading poetico leggendo quale esempio di questi temi, ecco, la strofa 10 di Dust. Thank you.
the essence of life was love. Where is it now? Where do we humans find it? In these times we have no decayed idea where it stayed, where it disappeared to, whether it was in the dust, and therefore we will never find it again. We come and go from this wheel of the volitional, and the last thing, all the goal of our existence, as an echo in the occult universe. In the vague, opaque dream is the poem. Si dice che è un principio della parola. Ripetutamente si dice si crede. Ma la ragione della vita era l'amore. Dov'è l'amore? Dove lo troviamo nel mare? In questi tempi non abbiamo alcuna idea di fida di dove fosse, di dove sia scomparso, se si trovasse ancora nella polvere. E perciò non lo ritroveremo mai. Andiamo e veniamo nel regno più provvisorio dell'ultima cosa di qui della nostra esistenza, come un eco nel freddo universo, nel vago sogno opaco, è il poema. Materiali. La spiccata qualità filosofica della poesia trumbiana si evince nei numerosi interrogativi metafisici, dichiaratamente esposti attraverso un dialogo incessante con il sé. Simbolo della poesia, ma anche di amore puro, proprio per questo impossibile. Quindi leggiamo la strofa 21. Dove la nostra esperienza trova la propria dimora,
il guscio entro il quale riparare e ritrovarsi. Strofa 49. Mettiti di fronte perché non ci sei. Sì. Them into a bubble thin sheet where
Whereupon verses are written closely. La polvere vola da allora fino ad adesso, dalle antiche notti ai giorni postmoderni. Oppure vola del momento appena trascorso verso ciò che accadrà. Momento di un minuto o di un secondo. Cosa ci dà la lunghezza della durata per essere compresa? Non riusciamo più a vedere che la lunghezza di un satna è la stessa di quella del giorno primordiale fino ad ora. Sociologicamente consapevole, piuttosto che manifestazione di radicate convinzioni reazionarie. Strofa appunto 43, l'abbiamo già letta, 11, strofa 11. Evaporates our brutal knowledge and omnipotent ignorance, war,
destino umano, proteggendolo. Polvere che si condensa in nuvole che come una campana gigantesca racchiudono tutte le nostre città natali e ci delimitano ovunque. Nessuno di noi può sfuggire al karma, anche se è invisibile. Lascia che il nostro respiro che si affievolisce esali fino alla fine. Fa svanire la nostra vasta conoscenza e le nostre ignoranze onnipotente, le nostre domande e i nostri ultimi dubbi. E lascia il lamento per una nuova esistenza, come polvere vaporizzata, che vegeta nelle carte stampate come poemi. Comprendere la realtà circostante, tutto questo è palpabile in polvere. È un poema che appunto ambisce a fornire al lettore quantomeno l'apertura verso la dimensione, come dire, del costante adattamento del vivere. E io quindi vi ringrazio dell'attenzione e spero che abbiate gradito di respirare con noi un po' di poesia. Grazie. Siate presenti e mi raccomando, magari anche essere un po' poco formali, perché essere umani fa bene all'anima. Grazie, grazie. Vederla così, vedere che è riuscita ad evolversi linguisticamente, ad arrivare a questo traguardo, veramente sono emozionata. Un dottorato di ricerca, una bella, non ci siamo mai persi nella vita, ecco il karma, il destino, e evidentemente deve essere così, perché anche quando non ci siamo visti per periodi lunghi, poi è accaduto qualcosa, magari siamo andati sulla stazione, siamo scambiati il numero di telefono, sì. È sempre accaduto qualcosa perché la nostra relazione si riprendesse. Sì. Complimenti, Claudia. Grazie. L'editore vuole dire, vuole spendere qualche parola in relazione a questa serata? Beh, le suggestioni sono state tantissime, tu hai messo tanta carne a cuocere, e quindi sì, qualcosa volevo dire. Innanzitutto ringraziare Claudia perché con lei ho inaugurato una collana di poesia che con la Solfanelli pubblicò tantissima saggistica, stampo universitario, sociologia della letteratura e tanti saggi sulla poesia, però un libro, una collana di poesia non l'avevo mai fatta. Io l'ho curata con Francoforte, però anni addietro. Allora, e quindi mi ha dato questa occasione di inaugurare, perché volevo fare una collana importante, quindi Trung è un autore importante, questa traduzione era importante, quindi l'ho voluta fare. Questa collana è andata avanti, poi ho voluto recuperare un poeta a me tanto caro che è Trilussa e poi pubblicare un'edizione italiana importante dell'Eugenio Onegin di Puskin, che spesso viene diciamo, tradotto in narrativa, in testo narrativo, mentre invece è un romanzo in poesia, e quindi grazie per questa collana. Io ho un'altra casa editrice, come avevo detto, la Tabula Fatium,
pubblico una collana diretta da Daniele Giancani dedicata esclusivamente agli autori pugliesi. Veramente? E quindi in catalogo già ci sono 20, con la valisa, c'è la collaborazione. 20 libri di questa collana che si chiama I poeti della Vallisa, e quindi ho questa frequentazione da lungo. È una mia carissima amica di Sant'Eramo in Colle. Da lungo tempo con la poesia pugliese. E la poesia, tu hai detto, spesso qualche volta si ritiene che non serva a niente. Eppure, e voglio citare un poeta che a me è caro, abruzzese, uno dei poeti più importanti abruzzesi, che è Vito Moretti, scomparso 5 anni fa, che ci faceva riflettere come anche la poesia e anche la letteratura in genere, il romanzo, è fondamentale per la ricostruzione della storia degli uomini e delle donne. Sì. È un tassello importante, perché se fra 100 anni, 200 anni, noi dovessimo servirci solamente dei gazzettieri della carta stampata, avremmo sicuramente una visione distorta della nostra realtà. Perché spesso la carta stampata non è libera ed è costretta a riproporre sempre la voce del padrone. Mentre solamente nella poesia e nelle letterature in genere gli autori sono liberi di esprimersi, perché non hanno vincoli, non hanno catene. E allora, se vogliamo ricostruire il periodo storico presente, ma anche quello del passato, dobbiamo per forza fare ricorso alla narrativa e alla poesia. Mi viene solamente da citare i grandi poeti che si sono occupati della guerra e quindi ci hanno trasmesso non solo notizie storiche di combattimenti, morti, tanto caro Giancane, ma anche i sentimenti, diciamo la vita vissuta, il momento emotivo. E quindi abbiamo bisogno della poesia e della letteratura, perché ci riporta le emozioni, perché sì, una battaglia, una guerra vengono narrate, ma chi ci racconta la sofferenza? Ma non solo la sofferenza dei soldati, ma delle famiglie che rimanevano nelle ritrovie o nei propri paesi. E quindi la letteratura a questo serve. È una medicina per curare. Anche quello, e ben vengano che ci siano tantissimi poeti, e ben vengano che dice Giancarlo, perché la letteratura tanti, perché poi classici si diventa in pochi. La storia della poesia mondiale è vastissima, ma i classici, quelli che rimangono dalla polvere del tempo che si accuma, sono i pochi. Quindi oggi scriviamo tutti, ci sia spazio per tutti. Certo, l'editore fa le selezioni, come in casa dice, noi selezioniamo, quindi non tutti arrivano alla pubblicazione. Però poi sarà la storia a riconsegnarci le voci vere, quelle voci che sapranno parlare non agli uomini e alle donne dell'oggi, ma di sempre, perché i classici di questo sono, per questo sono importanti. Perché parlano degli uomini e delle donne del loro tempo, ma sono, diciamo, voci che ci parlano ancora oggi. Ancora oggi leggiamo i classici latini, ma leggiamo anche i classici dei secoli scorsi, perché sono ancora attuali, lì rimarranno. Tanti altri poeti ce li siamo dimenticati, non li ricorderemo mai più. L'altra importanza della poesia è perché è uno specchio per la nostra anima. Leggendo la poesia noi ci guardiamo dentro e vediamo se queste suggestioni ci riguardano. Se facciamo attenzione, se facciamo silenzio attorno a noi, sicuramente troveremo qualcosa che ci parli, qualcosa che ci faccia riscoprire qualcosa che noi teniamo nascosti per pudore, per vergogna, perché siamo persone mature che ormai non hanno più sentimenti, ma che vivono la quotidianità. Invece no, un momento di introspezione. E poi nelle righe bianche noi scriviamo, sono quegli spazi dove noi andiamo a subcreare la nostra poesia, andiamo a ricreare. Quindi abbiamo bisogno della poesia.
perché è l'unica maniera per ritrovare noi stessi nel silenzio e nell'intimità. Mi raccomando, quando passa dal centro storico c'è una mia poesia. A volte prendono queste foto che girano su internet e non sanno il posto, e poi ti capita di incontrare, invece questa è mia, perché la pubblicano. Mi dica se le dà qualche suggestione. Va bene, andrò in... Il sacro dei luoghi. Grazie per essere venuti. Se c'è qualcuno che deve fare qualche domanda... A proposito, voi avete letto alcuni testi dei poemi scritti in questo libro, che sono integrali, vero? Sono le loro versioni integrali. Sì, è proprio, diciamo, sono delle strofe. Il testo originale fu scritto in vietnamita e successivamente è stato riscritto in tedesco proprio durante il lockdown. Il poeta si trovava a Dalat in Vietnam e quindi in un hotel addirittura, insomma, è stato riscritto. Poi dopo è stato tradotto in inglese con l'aiuto di una poetessa che si chiama Rowena Hills e poi in italiano. Quindi integrale in termini, diciamo, che il nostro Marco studia lingue e ama sì le lingue. Si vede. Sì, sì, io studio le lingue. Bravissima. Molto. E queste sto studiando inglese, francese e tedesco all'Università di Foggia. Ah, sì, presso la facoltà di lingue? Sì, sì. Bravissima. Al professore russo, Michele? No. Michele, no. Perché lui era della scuola? No. No. Faccio mediazione linguistica. Mediazione, ma dove? Alla Università di Foggia oppure alla, a quella privata? In quella privata? Io vedo, sto in una privata, alla San Domenico di Foggia. Sì, sì, li conosco anche, sì.